comunque abbiamo adottato. L'arte costruttiva della pietra secco nel 2018 è stata iscritta dall'UNESCO nella lista del patrimonio immateriale culturale mondiale. Con questo progetto Miledu, in collaborazione con la nostra associazione Sassi e non solo, intende recuperare la figura dei costruttori in pietra secco e sostanzialmente anche di questi manufatti costruiti in pietra secco, che sono dei autentici monumenti alla bioedilizia e alla sostenibilità. Il muro pietra secco è un rifugio per gli animali, per le specie, per le piante e soprattutto, data la sua costituzione, ospita un gran numero di specie che non necessitano di grandi quantità di acqua e quindi, visto anche il periodo di emergenza con cui siamo costretti a coabitare, potrebbe essere una valida soluzione per tanti giardini. Il progetto proprio si sviluppa su questo concetto di sostenibilità e di carenza d'acqua, sostanzialmente. Per l'edizione 2023 di Orticolario, la cooperativa sociale Miledu ha chiesto la collaborazione alla nostra associazione, Sassi e non solo, per costruire questo, per realizzare questo progetto. Questo progetto si basa sostanzialmente su un assunto, ovvero sia l'acqua che non c'è, l'acqua che in questi periodi sembra comparire all'improvviso in grosse quantità e sembra mancare per gran parte dell'anno. Diciamo che la costruzione in pietra secco ospita all'interno di sé tantissime specie che non necessitano di grandi quantitativi d'acqua e quindi potrebbe essere veramente una valida alternativa per quanto riguarda la costruzione di giardini. Inoltre è un'arte completamente alla portata di tutti e soprattutto nel 2018 è stata iscritta nel patrimonio mondiale dell'umanità, patrimonio culturale, dall'UNESCO. Abbiamo finito il nostro lavoro e sono molto molto commossa. Era grande lavoro con grande squadra, Sassi e non solo, e noi Miledu. Abbiamo fatto veramente lavoro che non si può trovare molto facile. E sono molto contenta, è bellissimo, posso dire wow! Sarebbe bello che questo muro sarà per sempre qua. Ciao a tutti, mi chiamo Katarzyna Pieniawska, sono architetto dei paesaggio e da più di un anno collaboro con la cooperativa Miledu. Sono felicissima di dirvi che quest'anno abbiamo avuto la possibilità di realizzazione nell'ambito di Orticolario 2023 un mio progetto di spazio verde intitolato L'acqua che non c'è, il giardino sostenibile. In questa occasione abbiamo vinto il premio IAP Matilde Marazzi, assegnato dall'Associazione Italiana dell'Architettura del Paesaggio. Abbiamo ricevuto dalla giuria Spazi Creativi una menzione speciale per aspetto storico e artistico che ripropone l'arte dei muretti a secco utilizzando materiali locali caratterizzanti del nostro paesaggio lariano. L'idea principale dell'opera è creare un luogo di incontro tra persona e natura, tra passato e futuro, tra architettura e piante selvatiche e perenni del territorio prealpino, che non richiedono molta acqua e sono resistenti a periodi di cambiamenti climatici. Piante che hanno una forte volontà di sopravvivenza e possono quindi essere definite piante del futuro. Le piante sono integrate nella struttura nascendo negli spazi vuoti tra un sasso e altro, donando delicatezza, morbidezza e colori. La forma circolare del nostro muretto
evoca urgenza di cambiare comportamenti, stile di vita e modello di sviluppo a favore di un'economia basata sulle risorse del territorio e una società inclusiva. Il nostro è quindi un cerchio che avvolge, che invita, che accoglie. Vogliamo ringraziare Orticolario per averci dato opportunità di far conoscere il nostro lavoro. L'Associazione Trentina Sassi e non solo, per la sua supervisione e collaborazione nella costruzione del muro, e la ditta Bernasconi di Como, che ha gentilmente fornito i sassi per la realizzazione dell'opera. Infine, un ringraziamento speciale va a tutte le visitatrici e visitatori di Orticolario. E ci vediamo l'anno prossimo.